questa dimensione dell'osservatore poi ritorna anche sì, molto vedere. Col vedere, che vedere. È l'epigrafe che apre, è un vedere però da lontano, no? Con una certa distanza, probabilmente. Sì. Le due epigrafi del libro sono queste. La prima riguarda proprio il vedere. Tre punti. Vedere se stessi come una cosa estranea, dimenticare quello che si vede, mantenere lo sguardo. Oppure soltanto due, perché il terzo include il secondo. Questa epigrafe viene dai diari di Kafka, anzi dal Quaderno in Ottavo di Kafka, che è un frammento scorporato dai diari e considerato come opera separata. La seconda epigrafe dice: vivere ed essere ingiusti sono una cosa sola, ed è di Nietzsche. La prima cosa significa? Significa da un lato quell'idea della decostruzione di sé, vedere se stessi come una cosa estranea, una posizione lirica autodecostruita di cui parlavo prima, e dall'altra esemplifica molto bene quello che si diceva prima, cioè la posizione dell'osservatore, di chi ormai si riconosce nel ruolo dell'osservatore. Osservatore e partecipante, però con questo fortissimo elemento dello sguardo interpretante che è presente in tutta la raccolta. Vedere è uno dei verbi usati da questo libro, ed è una cosa che ho capito recentemente, cioè c'è una genealogia in questo, cioè la fonte sia una poesia di Fortini, il gesto interpretante di esistenza che si autointerpreta, vedersi esistere, che è caratteristico di certi movimenti riflessivi delle poesie fortiniane, si trova lo stesso per genealogie diverse, per derivazioni diverse, si trova lo stesso modo di procedere, per esempio, in certe poesie di Antonella Netta. Lo stesso gesto, vedo, guardo, lo stesso verbo, lo stesso uso dei verbi di percezione come verbi interpretanti. E vivere ed essere ingiusti sono una cosa sola, rinvia ad un altro elemento, cioè al fatto che laddove non ci sia condivisione, come non c'è condivisione di valori, di progetti comuni, eccetera, vivere significa rivendicare, anche esprimersi, significa rivendicare per sé qualcosa che non può più essere in comune, quindi strappare implicitamente qualcosa agli altri, farsi largo. Laddove non c'è la condivisione, si diceva Rorty, gli esseri umani cercano di dare un senso alla propria vita in due modi, o credendo in un altro mondo, io non ho mai creduto in un altro mondo, anche quando ero bambino, o pensando di collaborare ad un'opera comune. Questo secondo pensiero posso averlo attraversato, ma oggi non è più mio. Ecco. Quando vengono meno questi due elementi, l'individualità si trova sola, si trova gomito con l'altra individualità con cui convive, nell'indifferenza o nel micro o macro urto reciproco. In questo senso, vivere e essere ingiusti sono una cosa sola. Cioè, gli altri si danno in un rapporto di distanza, indifferenza, micro urto, macro urto, o condivisione della forma solitudine, sapendo che poi ognuno, della forma individualità, sapendo poi che ognuno riempirà l'individualità dei propri contenuti. Quindi come dice nella poesia di Mario Benedetti, si cerca di venire ad un accordo e non farci troppo del male. Questa poesia è tragicamente post-politica e andrebbe letta in questo senso, tragico e post-politico. La mia generazione è nata dopo la fine della politica moderna, la politica con la B maiuscola, non dell'amministrazione, che è altra cosa rispetto alla politica. Noi viviamo nell'epoca dell'amministrazione, in un'epoca completamente post-politica da questo punto di vista, in cui la politica ha perso la pretesa, il desiderio quasi di intervenire sull'architettura dello stato di cose presente. Tutto questo risale a decisioni politiche che potremmo analizzare, ma oggi è molto difficile da decostruire, da rendere reversibile, lo si vede, l'incontro di capi di Stato e l'incontro di capi di Stato si vede sempre più così. Io sono cresciuto negli anni Ottanta, quando la politica con la P maiuscola era già finita,
però ho fatto in tempo, deludendomi, a recuperare la cultura di derivazione marxista, Adorno, Benjamin, Fortini, che aveva alimentato altre generazioni prima della mia. Ho fatto in tempo ad illudermi che questa fosse da un lato il modo per rendere la nostra convivenza meno violenta e meno estranea, e dall'altro pensare che attraverso questa via potesse entrare quel senso che non poteva declinarsi con la S minuscola più. Era un'illusione. Un parcheggio, un po'. Parcheggio. Parcheggio, è molto giusto. Parcheggio parla esattamente molto lontanamente di questo. Magari vogliamo chiudere con un estratto di Parcheggio. Vi leggo tutto Parcheggio. D'accordo. Parcheggio. Benché la vita di queste persone che escono dalle auto parcheggiate tra le strisce degli spazi condominiali gli sembri incomprensibile ora che sta uscendo dall'infanzia, sa bene che il luogo e il tempo in cui è nato lo destinano a diventare come loro, una versione migliorata di loro. Per non posteggiare la propria auto davanti a un palazzo come questo, per non perseguire avanzamenti di carriera tra i quadri intermedi di una gerarchia aziendale, dovrà attraversare dei conflitti invisibili e feroci con gli esseri che oggi formano il suo mondo, con le persone che ama. Appoggiando la fronte al legno degli infissi, studiando la cura insensata con cui i vicini incerano le macchine prima di coprirle con i teli, crede di sentire il peso di quello che sta per accadere. A 13 anni sa che la vita è solo sua, vede solo se stesso. Non vede invece che è stato il lavoro di queste persone, la fatica che hanno fatto per uscire dai poteri mezzadrilli e raggiungere una periferia residenziale, a consegnargli il potere di essere diverso, di coltivare altre mete e altre paure. Nella crudeltà della prima adolescenza può capire solo poche cose degli individui dispersi lungo il piazzale. Vivono per sé, accettano la sfera di relativa sicurezza che questa periferia sembra custodire, non credono in nulla che oltrepassi i propri destini familiari. Tra pochi mesi quei sforzi ignobili gli faranno desiderare di trascendere ciò che vede, di vivere vite più prestigiose o più morali. Cercherà di procurarsi un'altra biografia, proverà passioni per conflitti lontani, soffrirà per ingiustizie che non gli appartengono finché un giorno, con vergogna e ostinazione, darà a questo desiderio la forma più banale, mettendo su carta il proprio io ingigantito per sperare di sopravvivere più a lungo. 20 anni dopo, mentre le stesse strisce ridisegnate brillano sotto gli alberi di Natale, i suoi coetanei ritornano nelle case dove sono cresciuti portando passeggini, crede di capire meglio. Oggi pensa che nulla possa trascendere la nostra sorte singolare, la vita infissa nei lineamenti che la luce bianca sembra cancellare quando tocchiamo i pupazzi appesi sui cruscotti o attraversiamo l'aria fra le macchine vuote, seguendo la traiettoria che forze invisibili hanno preparato per noi, l'ellittica di una deriva personale. Oggi crede che non esistano valori, ma solo vite, modi di interpretare un destino che rimane solo privato, per tutti. Loro lo sanno da tempo, tutta la loro identità è modellata su questa certezza. Sanno che quanto accade in questo recinto è tutto quello che realisticamente esiste qui e ora, ai margini di una città europea di medie dimensioni. E dentro questo spazio ricavano le loro minime sacche di valore, rimuovendo ciò che li trascende, che un giorno si mostrerà all'improvviso, in un prepensionamento, in un divorzio, in un'analisi medica, in un incidente stradale. Miliardi di uomini che hanno vissuto o vivono in altri tempi o in altri luoghi hanno desiderato e desiderano la vita che la classe media occidentale ha conosciuto nella seconda metà del XX secolo, dopo millenni di violenza e povertà. E se è vero che la sicurezza di queste case nasce sul risvolto di rapporti di forza che infliggono violenza e povertà, a miliardi di esseri lontani per i quali sarebbe difficile, sarebbe irrealistico provare qualcosa. È altrettanto vero che pochissimi degli individui che occupano questo luogo e questa epoca ne sono consapevoli o hanno colpe. Oggi capisce la dignità, la complessità delle persone che esistono per sé, senza bisogno di trascendenze, risarcimenti, giustificazioni. Il parcheggio si è coperto di automobili, nelle borse giacciono i regali di Natale.
come loro, e non ha nulla da opporre se non il proprio sguardo, la rabbia senza oggetto con cui osserva i volti dei nuovi individui, le sagome delle nuove costruzioni, sotto il solito cielo.